Ciao! Allora, oggi volevo parlare con voi di questo fantomatico kit per sopracciglia top di Nicole, Kiss Makeup 01, perché ne hanno parlati tutti ed è super chiacchierato. Si capisce un attimo la portata di questo kit perché normalmente nella mia città da Sephora arriva tutto dopo, ma questo kit c'è e quindi l'ho guardato, l'ho provato, l'ho swatchato e ora ve ne parlo anch'io. Dunque, prima di tutto, il fatto che una youtuber italiana, secondo la mia modesta opinione, vada a collaborare con Benefit è un traguardo, quindi complimenti Nicole, sicuramente. Poi comunque i prodotti, guardandoli proprio bene, sono 5 prodotti in full size, che avrebbero un prezzo di listino di oltre 160 euro se andremo a acquistarli tutte e 5. Questo kit costa 59 euro e quindi per chi piacciono questi prodotti sicuramente è un risparmio notevole. Allora, intanto questo kit è carino, è un'idea sicuramente interessante e poi comunque sia è fatto in collaborazione con anche altre youtuber in tutto il mondo, quindi è stata un'idea carina. Diciamo che Nicole sì, sicuramente era molto emozionata per questo kit e ci posso credere, anzi, sicuramente, ma è andata avanti a parlarne che ci sarà questa grande collaborazione, che ci sarà questa grande cosa per 2 anni. E alla fine esce questo kit che comunque sia un po' ci si aspettava che usciva questo. Io prima pensavo che fosse una linea make-up. Poi ho iniziato a vedere che altri youtuber creavano questo kit in collaborazione con Benefit, allora ho detto, allora lo fa anche lei. Certo che è una grande cosa, ok. Le altre youtuber lo hanno fatto uscire verso Natale, perché invece Nicole l'ha fatto uscire a gennaio? Perché secondo me era un'idea carina come regalo di Natale, come secondo me sarebbe stato meno chiacchierato, perché comunque era un kit di prodotti già conosciuti, quindi che già si sapeva, che poteva essere un bel regalo di Natale, soprattutto delle ragazze o anche solo a chi segue Nicole e quindi voleva regalarlo per Natale o regalarselo. Invece a gennaio non ha senso. Credo che proprio sia un errore. Mentre le altre youtuber ho visto che usciva a ridosso di Natale, alcune anche a fine novembre, e l'ha trovata un'idea un po' migliore. Però questa è una politica della Benefit, quindi ok. Potrebbe essere che 2 anni, ma questa lo ipotizzo io perché che ne so io, potrebbe essere che intanto 2 anni perché dovevano far uscire i prodotti prima, visto che hanno scelto dei prodotti abbastanza nuovi che sono in commercio alcuni da alcuni mesi, dovevano farli uscire e farli prima recensire dalle altre youtuber in modo che la gente li provasse, gli piacessero e poi poteva far uscire il kit. E ci può stare, certo potevano scegliere dei prodotti non proprio nuovissimi, ma va bene. Ma comunque mettere d'accordo comunque 5 youtuber che creino dei kit diversi tra di loro per farli mica tutti uguali, forse 2 anni ci vogliono anche. Potrebbe anche essere poi personalizzati con la scatola diversa, vabbè, può starci come tempo 2 anni, perché no? Però è questo fatto che la sempre parlato ed è per uscire, non posso dirvi niente ed è una collaborazione molto importante, un grande traguardo. Sì, è vero, è un grande traguardo, ma non tutta questa cosa. E poi io il kit non l'ho comprato e non lo compro, comunque sia l'ho visto in negozio, l'ho swatchato e vi posso dire belli prodotti sicuramente, se vi piacciono conviene, ma il colore è unico, c'è un solo colore, cioè va bene. Io ad esempio che sono castana, ok? Castana e tendo di farle di questo colore, le sopracciglia. È troppo chiaro per me. Cioè l'ho provato, quindi lo posso dire. No, è troppo chiaro. Va bene per chi è appena un po' più scuro di Nicole. È un po' poco inclusivo per un kit. Cioè, è solo guardato a una certa tipologia di persone? Oppure è un kit che va bene per Nicole? Allora potevate farlo in Italia con vari youtuber, magari di varie carnagioni, quindi Nicole aveva quello per le bionde, poi c'è quello per le castane, quello per le more. Era un'idea, è un'altra idea, signori della Benefit, come la butto lì così. Ma perché questo kit è stato così tanto chiacchierato? In prima di tutto, perché
È un kit per le sopracciglia perfette. E Nicole, cosa ha pensato bene di fare? Di pubblicare un video che tutti hanno visto, quindi è inutile che ve lo linko, ma in un popular opinion, dove tra le altre cose dice che odia le sopracciglia disegnate perché sono finte e odia i glitter. E poi fa una scatola completamente glitterata e rosa e un kit per sopracciglia. Allora, questo video è stato super, super, super chiacchierato e polemizzato perché lei come si permette di dire queste cose? Tutte le YouTuber l'hanno attaccata. Il fatto è che lei sembra scesa dalle nuvole. Dice, ma perché vi arrabbiate con me quando dico che comunque era un video scherzoso? Allora, alla data attuale di oggi, io il video l'ho rivisto non so quante volte, quindi ti sto facendo anche un sacco di visualizzazioni, Nicole. Ma tu, che è un video scherzoso, non lo dici mai. Cioè, non so se un fatto che tu abbia voluto fare polemica e quindi che dopo tutte le ragazze, soprattutto anche YouTuber famose, sono insorte contro di te, il tuo video è andato in tendenza, ne hanno parlato tutti quanti, oppure semplicemente che ti sei scordata di mettere la clip dove dicevi che era un video scherzoso. Solo che ormai era uscito, tutti ti hanno attaccato. Tu non hai risposto a nessuno, ma bannavi o cancellavi, tu Nicole. E quindi alla fine il risultato che è cosa fai? Ti accorgi di aver sbagliato, cosa fai? Elimini il video, tutti ad attaccarti perché hai eliminato il video dopo che ti hanno commentato. Non lo elimini, ma dici che c'è questa clip che ti sei scordata di caricare, ma tutti ad attaccarti perché comunque sia, ecco, adesso ti vuoi parare un attimo perché tutti ti hanno attaccato, quindi Nicole non sapeva più da che parte prenderla. In ogni modo, era un video chiacchierato che gli ha fatto un sacco di visualizzazioni e quindi secondo me a lei andava bene. Ma tutto questo attaccamento dopo al suo kit è perché manca. Dici che odi e poi fai questo kit, c'è qualcosa che non va. Io credo che sia, che si può anche essere sbagliata e non ha montato quella singola clip, anche perché lei i video li carica, li edita alla sera o alla notte. Quindi potrebbe essere che tra un mukbang ed un video editing qualcosa si è un attimo scordata un pezzo, magari il gatto Denver gli ha cancellato la clip, potrebbe essere. Però fa un attimo pensare. Fatto sta che io questo kit non lo compro assolutamente perché non è adatto alla mia carnagione. Io sono castana, castana, non mora. E per me è troppo chiaro, cioè si vede la differenza. Quindi no, assolutamente no. Se però ad alcuni di voi piacciono i prodotti, magari li swatchate prima, li swatchate, i colori vi possono star bene, è sicuramente un risparmio rispetto a comprare i singoli prodotti. Che costerebbero 161 euro se non sbaglio, mentre qua il kit costa 59. Questo era tutto quello che volevo dire su questo kit che ho provato, sicuramente swatchato, testato, ma che non ho apprezzato. Fatemi sapere se in futuro, sempre riguardante al make-up, quindi solo make-up, vi può interessare un qualche video dove commento i vari prodotti che magari fanno le uscite. Così chiacchierate, poi voglio sapere anche la vostra, visto che queste sono le mie personali opinioni, voi potete tranquillamente dire la vostra, cosa pensate voi, se possibilmente senza offendere, perché queste sono opinioni, si può parlare senza attaccare sicuramente, e perché io comunque non banno nessuno, non sono Nicole che ha il ban facile, io non cancello nessuno, quindi a rispondere se no vengono super polemiche. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate quando carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!